Buon pomeriggio, bentrovati con Linea Diretta, l'appuntamento con le migliori risposte alle vostre domande. Oggi siamo con il dottor Paolo Borgheresi, cardiologo, per parlare di un tema ovviamente di grande interesse, nonché attualità, quale quello del rischio cardiovascolare. Ben ritrovato, dottore, negli studi di Teletruria. E allora, cominciamo con le domande che i nostri telespettatori hanno sottoposto su un tema che, come detto, è praticamente di interesse quotidiano, quantomeno per ognuna delle nostre famiglie, credo, no? Perché queste sono tematiche che riguardano un po' tutti. Un telespettatore ci chiede quali sono gli orari migliori in cui si deve misurare la pressione. Allora, diciamo... La cosa è un po' diversa a seconda se uno studia la sua pressione, ancora non ha preso farmaci oppure sta prendendo farmaci e vuol capire se questi funzionano. Nel primo caso direi che è opportuno misurarsela frequentemente, almeno una volta al giorno, possibilmente un paio di misurazioni e possibilmente sempre ad orari differenti, annotando nel diario una data, l'ora e la misurazione, in modo da poter in fondo al mese e mezzo, ai due mesi che abbiamo preso come periodo per studiare questa pressione, vedere quando fa. Se invece si tratta di validare una terapia, capire se questa terapia funziona, è opportuno vedere se la copertura è buona nelle 24 ore. Allora basta anche una misurazione settimanale e poi addirittura misurazioni anche più rade nel tempo, magari ogni 15 giorni, eccetera, con gli apparecchi ad automisurazione domiciliare. Però magari fare delle misurazioni la mattina presto prima di prendere il farmaco, farlo in tarda mattinata oppure farlo nel tardo pomeriggio oppure la sera prima di andare a letto, in modo da vedere che la pressione sia ben controllata in tutte le 24 ore. Quindi, intanto con la prima parte della risposta lei ha sfatato una delle mie prime convinzioni, probabilmente posso essere utilizzato come diciamo così, cittadino medio che ha molti falsi miti, cioè quello che la pressione va misurata sempre alla stessa ora. No, possibilmente no, anzi è bene capire che nelle 24 ore la pressione sia ben coperta sempre, altrimenti si corre il rischio di avere magari dei farmaci che funzionano molto bene a poca distanza da quando sono stati assunti nelle prime 3-4 ore e poi invece magari perdono di efficacia nelle ore della tarda giornata oppure durante la notte, che è un periodo molto critico per esempio la notte. Quindi. Beh, un'altra domanda, soffro di colesterolo e di pressione alta, posso prendere insieme i farmaci per l'una e per l'altra cosa? Direi, cioè, allora, innanzitutto non c'è ovviamente incompatibilità fra i farmaci, ma suppongo che forse questi insieme voglia dire contemporaneamente. Sì, se ci sono dei farmaci antipertensivi che si assumono la sera, sì, in genere i farmaci per il colesterolo, in questo caso credo le statine, si assumono sostanzialmente la sera dopo cena. Ci sono dei farmaci antipertensivi che si danno la sera dopo cena, quindi non c'è problema ad assumerli contemporaneamente. Se invece voleva dire se sono compatibili fra loro, assolutamente sì. Quindi secondo, forse abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda al dottor Paolo Borgheresi. Prego. Volevo sapere se l'ernia iatale può incidere sull'extrasistole. Ah, sicuramente sì, guardi. Grazie, ascolti. Sicuramente sì. Allora, le estrasistole un tempo erano considerate sempre legate a una malattia del cuore. Poi si è visto nel tempo invece che le estrasistoli sono anche legate a una malattia del cuore, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quindi in percentuali molto molto elevate, sono legate a situazioni extracardiache che le possono determinare. L'ernia diatale è una di queste, la calcolosi della colecisti è un'altra di queste, l'ulcera gastrica, problemi della tiroide con ormoni tiroidei elevati, per non parlare poi di alcune sostanze tipo la caffeina in eccesso oppure anche il tè se in eccesso, eccetera, quindi certamente sì. Bene, grazie al nostro telespettatore per la domanda. Dicevo, uno dei falsi miti, il secondo, con la seconda domanda è quello che soprattutto persone più anziane hanno sempre paura a prendere i farmaci tutti assieme, no? Pensano che ci sia, in questo caso è un mito giusto o sbagliato? No, ormai è un mito sbagliato, perché in realtà ormai oggi i pazienti, proprio nel concetto di questo rischio cardiovascolare che dicevo, in cui il paziente non è più un paziente che ha solo un problema, cioè la pressione alta o questa, oggi in genere ognuno di noi purtroppo
purtroppo ha tanti fattori di rischio concomitanti, cioè uno è un fumatore, fa una vita sedentaria, soffre di pressione alta, può avere il diabete o no, può avere il colesterolo, cioè sono molti farmaci, quindi queste cose vanno curate contemporaneamente, cioè avrebbe poco senso che io curassi uno e lasciassi intrattati gli altri. Per cui evidentemente se devo trattare molte cose, per la pressione magari prendo due o tre farmaci, prendo un antiaggregante che è la cardiaspirina o altre cose, prendo il farmaco per il colesterolo o per i trigliceridi, quindi è chiaro che alla fine sono molti farmaci e le cure sono quelle, sostanzialmente a ridosso dei pasti per avere minori effetti sullo stomaco, insomma. Bene, allora, ho il colesterolo, dice il telespettatore, il colesterolo elevato, il medico mi ha prescritto le statine, ma sia parlandone con altri che le assumono, sia leggendo il foglietto interno, ho visto che sono farmaci molto pericolosi. Ecco, quindi qui introduciamo un altro tema. Allora, andiamo ancora a monte. Qualsiasi cosa è pericolosa, anche l'acqua è pericolosa, quindi se le statine non servono, ovviamente sono farmaci da non prendere, non si devono prendere, ma quando servono le statine sono dei farmaci indispensabili, oserei dire quasi salvavita, cioè è impensabile che un soggetto che ha messo uno stent, per esempio coronarico, o uno stent carotideo, o che ha una vasculopatia periferica, non prenda una statina. È impensabile che un soggetto che ha un colesterolo elevato e magari ha un rischio cardiovascolare alto, perché magari contemporaneamente soffre di pressione alta o ha la glicemia leggermente alta o ha l'acido urico, non prenda una statina. Cioè, la statina è un farmaco indispensabile. Il danno muscolare da statine è veramente basso. Si può marcare questa cosa, che non è il dolore muscolare, per intendersi. Il dolore muscolare ci può essere a volte, anche questo non è molto frequente, ma ci può essere, ma il danno da statina è basso. Si può marcare con un esame del sangue, che è il CPK, cioè la creatin fosfochinasi, che è un esame banalissimo, che costa 2 lire, che deve essere segnato sempre in chi prende statine, e soltanto quando il valore di base è moltiplicato per 5 si deve sospendere. Ma c'è un motivo per il quale le statine sono state forse il farmaco più demonizzato negli ultimi anni? Ma perché, allora, le statine è stato un farmaco che è entrato con un problema di tipo ministeriale, cioè dall'inizio le statine non si potevano prescrivere se non con una nota. E già questo nell'immaginario collettivo la mette in una classe di farmaci pericolosi, tra virgolette, no? Perché questo deve fare 1000 fogli per segnarmi questa cosa qui? Invece in realtà era soltanto un problema di tipo economico e di nessun altro tipo, così come adesso sono gli anticoagulanti orali di generazione diversa rispetto al Coumadin, eccetera. Quindi questo già li ha posti in una situazione di rischio e da lì è rimasto questo concetto. Poi sono dei farmaci, ovviamente sono dei farmaci veri e come tutti i farmaci veri hanno anche effetti collaterali, ma il rischio-beneficio è... Bene, un'altra domanda, va bene qualsiasi medicina, ci chiedono, per abbassare la pressione? Allora, diciamo ni, nel senso, sicuramente un iperteso deve abbassare la pressione e sicuramente il rischio cardiovascolare si abbassa se si abbassa la pressione. Sotto i 140 la massima, sotto i 90 la minima, così abbiamo anche risposto a eventuali domande se ci fossero di quanto deve. Tutti i farmaci, sì, sostanzialmente sì, anche se anche nelle ultime linee guida, nonostante che si dica che tutti i farmaci possono essere usati per abbassare le, appunto subito sotto c'è scritto, in alcune situazioni però è preferibile usare alcuni farmaci rispetto ad altri. Ci sono farmaci che hanno effetti collaterali maggiori, per esempio i diuretici, alcune volte beta bloccanti, ci sono farmaci che hanno effetti collaterali minori, a volte però fastidiosi possono essere la tosse, un 6% degli ACE inibitori, che però sono farmaci straordinari per il resto, che abbassano anche il rischio di danno d'organo. Quindi insomma ci sono vari farmaci che hanno poi delle funzioni molto specifiche, nel diabetico alcuni farmaci, nell'insufficienza renale altri farmaci, dopo la terapia si può cucire addosso veramente come una giacca di sartoria. Un'altra domanda, qui si introduce un altro elemento che è quello dei grassi nel sangue. La persona dice: soffro di grassi nel sangue, cosa è meglio evitare nella mia alimentazione? Allora, se per grassi si intende grassi animali, cosa che immagino, tutti quelli che sono i grassi animali, quindi latte e dal latte tutto quello che cade giù, latte, burro, formaggi, partendo dal presupposto che non esistono i formaggi magri, esistono formaggi con meno grassi ma non magri, che è meglio prendere il latte parzialmente scremato rispetto al latte intero, oppure anche se è più buono, oppure il latte totalmente scremato non ti ha colesterolo alto, e gli yogurt meglio lo 0,1 rispetto agli yogurt interi, eccetera. Quindi grassi animali, latte, burro, formaggi. La parte grassa della carne
della pelle, eccetera, il giallo dell'uovo. Ecco, il colesterolo non esiste in nessun'altra sostanza che noi possiamo mangiare. Se invece per grassi si intende genericamente grassi, e questo è un concetto che è difficile far passare alle persone, l'olio d'oliva è buonissimo, lo faccio del mio, cioè il mio. Sì, però se hai i trigliceridi alti, anche se fai comunque il tuo, ti fa male uguale. Quindi anche dipende, ecco, se sono trigliceridi bisogna stare molto attenti all'olio, ma anche a sostanze non grasse, il vino, la pasta, lo zucchero, perché nel nostro organismo si possono risintetizzare trigliceridi da queste sostanze non grasse. Mentre invece un'altra questione che viene sollevata da un telespettatore, e anche questo è un grande tema ovviamente, che è quello dell'attività fisica, ci chiede: fa bene fare palestra a chi soffre di pressione alta? Allora, se per palestra, anche qui è un ni, nel senso, se per palestra si intende fare le macchine e fare i pesi, direi meglio di no. Se per palestra si intende fare un'attività aerobica anche in palestra, direi di sì. Quindi benissimo la cicletta, benissimo il tapis roulant, benissimo tutti gli esercizi a corpo libero o le ginnastiche posturali o tutti gli stretching, eccetera. E lo stesso vale per l'attività anche all'aperto, cioè molto bene il nuoto, molto bene camminare, molto bene correre, va bene la bicicletta, a patto che non si faccia sempre continuamente la salita in cui siamo sempre in uno sforzo isometrico, non isotonico. Ecco, in questo caso, diciamo così, il limite che ogni persona, diciamo così, il limite al quale può arrivare, no? Che è una cosa che a chi fa attività fisica, in questo caso faccio l'esempio anche mio, in maniera non agonistica, si pone sempre, no? Allora, io direi questo: se tanto tutti i ciclisti usano il cardiofrequenzimetro, una formula molto semplice, 220 meno l'età, questa è la frequenza cardiaca massima. Bisogna arrivare a non raggiungere la frequenza cardiaca massima, ma lavorare sul 70-80% della frequenza massimale. Per cui ho 40 anni, 220 meno 40 fa 180, l'80% di 180 fa 150. A 150 ci potrei andare, a 180 meglio se non ci vado. Ecco, c'è un meccanismo tutto sommato semplice. Questo è proprio banale. 220 meno l'età. A questa valutazione. Bene, noi adesso ci lasciamo per qualche istante e torniamo poi con la seconda parte di Linea Diretta. A fra poco.